Allora, possiamo riprendere i lavori e lo facciamo e lo faccio introducendo l'ultima relazione di questo incontro seminariale di Andrea Orsucci, che si è formato all'Università di Pisa, alla Scuola Normale di Pisa, è attualmente ordinario di Storia della Filosofia all'Università di Cagliari e si è occupato e si occupa di filosofia dell'Ottocento tedesco e del Novecento, anche da Lessing a Herder, da Diltai a Nietzsche, Spengler fino ad Heidegger. È autore di moltissimi saggi, lavori monografici, ne ricordo soltanto alcuni, dalla biologia cellulare alla scienza dello spirito, un volume pubblicato per il Mulino nel 1992, studi su Nietzsche molto importanti, da De Gruyter 1996, Orient und Occident. Nel 2001 per Carocci ha pubblicato una monografia di introduzione alla genealogia della morale di Nietzsche e ancora nel 2012 per l'edizione della Normale un volume molto imponente, Da Nietzsche ad Heidegger, Mondo classico e civiltà europea. E più recente, nel 2015, ne parlavamo ieri e sono molto curioso e interessato di procurarmelo, Il giocoliere di idee, ma la parte e la filosofia, ancora per le edizioni della Normale. Faccio perdere ulteriore tempo, gli do subito la parola ringraziandolo di essere qui con noi. Sì, io ringrazio appunto per l'invito a tenere questa lezione. Sono molto contento appunto di affrontare questo tema Nietzsche e Greci, su cui molto si è scritto, ma c'è sempre anche da riproporre nuove riflessioni e da vedere gli argomenti da un diverso punto di vista. E rispetto a quello che abbiamo affrontato ieri, il mio compito è comunque in parte diverso. Io sono un contemporaneista e quindi mi occupo soprattutto appunto di tematiche all'interno della filosofia di Nietzsche, appunto Umano troppo umano, gli ultimi anni 70 fino alla genealogia della morale 1887, facendo vedere come i Greci sono un continuo banco di prova, per così dire, un terreno di confronto con cui Nietzsche si misura per riproporre appunto le sue considerazioni. Sto guardando la lavagna luminosa perché in realtà, siccome io propongo schede di lettura, ecco, vorrei soprattutto leggere dei testi, in realtà avevo organizzato una sorta di sommario che ora penso, no, che vi venga proposto, ecco, per cui quello che vorrei è che voi seguiste di volta in volta, darò appunto la scansione del capitolo, del passaggio a cui mi starò riferendo, ecco. I primi, ecco, però vorrei che questo fosse seguito appunto man mano che parlo, vedete, perché al tempo stesso devo parlare dei testi di Nietzsche per quanto riguarda il suo confronto col proprio tempo e di riflessioni di Nietzsche che invece si riferiscono al mondo antico. Questo l'ho segnato anche nell'indice che ho fatto, il corsivo, per esempio nei paragrafo dal 4 al 9, il corsivo si riferisce a Nietzsche che si misura con i Greci, mentre invece la prima parte, appunto ogni volta come nuovi scenari internazionali a fine 800, oppure dimenticare le distinzioni fra razze e nazioni, è la messa a fuoco di determinati problemi nell'ottica di Nietzsche che poi appunto ritroviamo nel suo modo di misurarsi con i Greci. I primi tre paragrafi vorrebbero servirmi per inquadrare il modo di scrivere di Nietzsche. Ecco, io fra l'altro non conosco il pubblico, per cui non so se poi voi avete confidenza anche con testi nicciani, con la stratificazione proprio dei suoi testi, per cui invece di fare un discorso introduttivo presento alcune schede di lettura per far vedere come in Nietzsche i problemi si sovrappongano continuamente, ecco, per cui vi è una ricchezza di riferimenti che è anche una simultanea apertura a percorsi di ricerca in direzioni diverse. Ecco, Nietzsche parla esplicitamente di qualcosa, ma parla sempre, continuamente, anche di tante altre cose. Ecco, con questo modo di ragionare e di scrivere in Nietzsche occorre acquistare confidenza. E i primi tre paragrafi, appunto una sorta di introduzione al discorso, mi servono per questo.
Un'altra cosa molto velocemente, appunto, parlerò di filosofia contemporanea, per cui avrò modo di parlare di Feuerbach, anche se assommi capi, perché Nietzsche deve moltissimo a Feuerbach, molto più di quello che non si ritenga. Parlerò di Eugen Düring, parlerò anche di trasformazioni economiche della società europea negli anni 70 che Nietzsche tiene presente. Ecco, poi il discorso, a voi talvolta sembrerà forse che sto andando fuori filo, nel senso che sto dimenticando quello che è il filo conduttore che devo aver davanti, ecco, ma al momento opportuno poi tornerò sempre a prendere in mano quello che Nietzsche, a partire anche da queste tematiche, ha da dire per quanto riguarda il mondo greco, che ovviamente in questo caso è una grecità ideale, appunto, è un terreno di confronto proprio per lo stesso Nietzsche. Quindi queste tre prime schede. Il primo, il senso cromatico dei greci. È un aforisma, l'aforisma, mi sentite anche se il microfono non è vicinissimo, no? Però ecco, ma io preferisco anche così un attimo. È l'aforisma 426 di Aurora, che è interessante proprio per quello che Nietzsche dice, ma anche per quello che non dice in questo testo. Nietzsche mette in rilievo quella che a suo dire è una mancata evoluzione del senso cromatico nei greci, ecco, e questo gli serve proprio per sottolineare la distanza fra i greci e noi, contro ogni retorica dell'umanesimo. E scrive in questo testo: quanto diversamente i greci hanno veduto la natura, se siamo costretti a riconoscere che i loro occhi erano ciechi per l'azzurro e il verde, e invece del primo vedevano un bruno più scuro, in luogo del secondo un giallo. Giacché designavano con la stessa parola, per esempio, il colore dei capelli bruni, quello del fiordaliso e del mare meridionale, e con la stessa parola il colore delle piante più verdi e della pelle umana, del miele e della resina gialla, sicché, stando alle testimonianze, i loro pittori hanno ritratto il mondo solo col nero, il bianco, il rosso e il giallo, e quanto diversa e più vicina agli uomini dovette apparire loro la natura, dal momento che ai loro occhi i colori degli uomini erano anche nella natura preponderanti. Azzurro e verde disumanizzano la natura più di ogni altro colore. Sembra un gioco d'arbitrio, insomma, in definitiva, ecco, un'invenzione. In realtà Nietzsche si sta misurando con la scienza naturale del tempo e con dottrine darwiniane che ritrova sulla rivista Cosmos, che è l'organo ufficiale dei darwinisti tedeschi. E quindi, ecco, queste ricerche intorno all'evoluzione del senso cromatico, che poi all'epoca danno il via a tutta una serie di indagini di paleontologia linguistica, affrontare ad esempio le descrizioni del mare o del cielo in Omero per vedere appunto le tonalità cromatiche dei greci nella loro peculiarità. Ecco, tutte queste ricerche al tempo, per noi oggi sono solo appunto indagini del tutto bizzarre e infondate, però al tempo avevano una loro autorevolezza, una loro credibilità fuori di discussione. Quindi l'aforisma è anche un monumento alla biologia darwiniana ed è anche una sollecitazione per noi a fare i conti con quanto ha da dirci Nietzsche a proposito della scienza naturale. Ed è da questo punto di vista direttamente legato a un altro aforisma, ad esempio, Umano troppo umano, 257, in cui compare una affermazione lapidaria straordinariamente importante. Oggi in vero viviamo ancora nell'età giovanile della scienza, quasi in tutte le scienze il principio basilare o è stato trovato in un tempo recentissimo o viene ancora cercato. Questo è importante nei confronti della filosofia accademica, sono gli anni in cui si procede sul piano sistematico e il riferimento predominante è quello della classificazione dei saperi in diltei, scienze dello spirito, scienze della natura, neocantiani come Windelband, saperi ideografici o nomotetici, ma nelle discussioni accademiche non si trova mai questo riconoscimento così pressante in questa pagina di Nietzsche. Attenzione, siamo in un momento di radicale trasformazione degli stessi presupposti basilari di discipline scientifiche come la biologia o la fisica. Ecco, quindi questo
è un elemento di grande rilevanza, ma questo è anche importante perché individuare la fonte, nel caso di questo aforisma 426 di Aurora, ci spinge anche ad andare al di là della pagina, a aprire concatenazioni con altri testi di Nietzsche e anche a fare i conti con problemi ben più generali che si riferiscono a tutto quanto un contesto storico, come in questo caso. Secondo esempio. Non è... Ah, ecco, sì, è comparso adesso. Secondo esempio che volevo farvi. La festa dell'asino, appunto, nello Zarathustra. Nel quarto libro di cui si parlò Zarathustra, 1885, nei due capitoli conclusivi, il risveglio e la festa dell'asino, appunto. Viene messo in scena, appunto, nel cenacolo degli uomini superiori, nell'antro di Zarathustra, un nuovo fervore di asinate divine, appunto, per cui l'epifania del Dio si traduce in una commossa devozione. Tutti erano inginocchiati come tanti fanciulli e credule vecchiette e adoravano l'asino. E proprio ora l'uomo più brutto cominciò a gorgogliare. E quando finalmente riuscì a formare delle parole, ecco, era una bizzarra litania devota in lode dell'asino adorato e incensato. Vi è anche tutta una teologia che viene svolta a questo proposito. Forse l'asino non ha creato il mondo a sua immagine e somiglianza, cioè il più stupido possibile. Ora, quello non leggo poi perché sono pagine molto famose, insomma, cioè altri passaggi, però quello che è significativo è che queste riflessioni sono sempre state collegate da alcuni a pagine di un filosofo e saggista del secondo Settecento tedesco, Georg Christoph Lichtenberg, e da altri a uno storico delle idee come Lecky, che scrive appunto due testi molto importanti per Nietzsche. In entrambi gli scritti si parla di giullarate, di cortei carnevaleschi che avevano luogo soprattutto in età medievale. La fonte effettiva di Nietzsche è in realtà qualcosa di ben diverso rispetto a queste. È Renan, la storia del cristianesimo di Renan. In Renan si ritrovano in tutta una serie di pagine considerazioni proprio sul dileggio, sul disprezzo con cui i pagani guardavano alla nuova fede e all'abitudine, cito testualmente, di raffigurare Cristo sotto forma di un uomo con una testa d'asino. In Renan ancora, nel Marco Aurelio, appunto in questa storia delle origini del cristianesimo in più volumi, ricompaiono, vengono trascritte alla lettera, ampi stralci delle accuse rivolte da Cecilio nell'Ottavio di Marco Minucio Felice alle prime comunità cristiane. Si riconoscono per mezzo di contrassegni segreti, a poco si intreccia fra costoro una specie di libidinoso legame che li spinge a chiamarsi indistintamente fratelli e sorelle, in modo che la fornicazione solita ad essere praticata da loro acquisti il sapore di un incesto. Ho inteso dire che essi, in base a non so quale sciocca credenza, adorano, dopo averla consacrata, una testa d'asino della più spregevole, cioè delle bestie. O religione veramente degna di simili riti, dato che con essi si è formata. Ora, il riferimento in questo caso è molto più pregnante rispetto a quelli solitamente individuati, proprio perché ci porta direttamente a un tema cruciale in Nietzsche, qual è quello della trasvalutazione dei valori, della morale come pathos della distanza, la necessità di prendere le distanze, appunto la morale come una forma di identità collettiva che però appunto può svolgersi solo in un gioco di contrapposizioni, acquistar distanza dall'altro, ecco. Ed è soprattutto il Nietzsche che ragiona attraverso l'istinto storico, ecco, questa continua attenzione di Nietzsche alle origini del cristianesimo, ma attraverso appunto testi che effettivamente sono testi di storici o di filologi classici che affrontano il tema. Ecco, quindi è importante come il pathos della distanza si venga formando anche attraverso questi riferimenti proprio al
racchiusi in maniera cifrata, appunto come abbiamo visto, nella festa dell'asino. Vi leggo un aforisma a questo proposito, per chiudere questa seconda digressione, da Aurora 212, che è uno dei primi richiami al pathos della distanza, anche se in una forma, come vedrete, del tutto diversa. Appena un animale, scrive Nietzsche, ne vede un altro, si misura con lui nella forza vitale e similmente fanno gli uomini di epoche selvagge. Dalla qualcosa risulta che qualsiasi uomo impara a conoscersi quasi soltanto in relazione alle sue forze di difesa e di attacco. Ecco, da qui poi si giunge anche al modo in cui Nietzsche si confronta con i greci, proprio perché umano troppo umano, aforisma 260, genealogia della morale, la prima dissertazione, e il tema di riflessione su cui Nietzsche insiste a più riprese è proprio l'opposizione fra la morale degli aristocratici e la morale del volgo. Vi leggo solo appunto un primissimo accenno a queste riflessioni, che è un frammento dell'autunno 1883 in cui Nietzsche si confronta con un filologo classico, Leopold Schmidt, che scrive un testo per lui molto importante, che però ha una sua consistenza perché ne esiste anche una ristampa anastatica di Holmes in tempi recenti, alla fine del secolo scorso, L'etica dei greci. E scrive Nietzsche in questo testo: la valutazione morale si riferisce dapprima alle distinzioni tra persone o caste, superiori e inferiori. Tutto questo è preso appunto da Leopold Schmidt. La morale è dapprima l'autoglorificazione dei potenti e disprezzo verso gli impotenti. Non bene e male, ma nobile e volgare è il sentimento originario, agathos contro kakos. Ecco, e in quest'ottica rientra anche il modo in cui si serve appunto dell'ottavio in questa pagina dello Zarathustra che vi ho appena letto. Ecco, andiamo avanti con l'ultima, per vedere appunto proprio la stratificazione dei problemi in Nietzsche. L'ultimo riferimento che volevo fare a questo proposito riguarda alcune pagine della genealogia che sono importanti per un autore del primo Novecento, Sorel, Le riflessioni sulla violenza. Ecco, e questa è una vicenda significativa che vorrei trattare a grandi linee, anche perché poi la fortuna di un testo è parte integrante del testo, come potremo vedere proprio a proposito queste riflessioni. Il testo, appunto, Le riflessioni sulla violenza di Sorel, 1908, l'autonomia della civiltà dei produttori, appunto, la difesa del sindacalismo rivoluzionario, dunque apologia della violenza in Sorel, il mito dell'autonomia dei produttori e propaganda dello sciopero generale, tutti elementi che devono andare in direzione di una separazione delle classi contro le sciocchezze umanitarie e la retorica ricorrente dei socialisti. Ora, ecco, quello che è interessante è che viene utilizzato Nietzsche e viene ripreso esplicitamente. Da che punto di vista? Intanto perché il mito dello sciopero generale deve essere in qualche modo anche il modo per fare in modo che le classi dirigenti si sottraggano a una logica umanitaria e del tutto imbelle. Ecco, quindi vi è questa correlazione fra le classi, per cui appunto l'intransigenza operaia permette di far ripartire la storia, proprio perché costringe anche i ceti borghesi a riconoscere la loro identità. E queste sono considerazioni che riprende dalla genealogia della morale, come vi riprende anche tutta l'idea che la morale deve trasformarsi in sentimento in definitiva. Ecco, Sorel è attento alla genealogia della morale, che cita esplicitamente, ma è attento anche a Bergson. Ora, ecco, anche in questo caso volevo proporre una corrispondenza testuale, appunto. Lo spirito di scissione in Sorel, in questo scritto, è anche riscoperta dell'irruenza proprio che contraddistingue il guerriero,
questo è un termine di cui si serve, è l'orgoglio indomito di un'età di barbarie. Vi leggo un breve brano. La borghesia che Marx aveva conosciuto in Inghilterra era ancora in massima parte animata da quello spirito conquistatore, insaziabile e inflessibile, che aveva caratterizzato all'inizio dei tempi moderni i creatori della nuova industria e gli avventurieri lanciatisi alla scoperta di terre sconosciute. Studiando infatti l'economia moderna non si può non ravvicinare la figura del capitalista a quella del guerriero. Se i borghesi vogliono romperla con le barbarie dei loro antenati, allora una parte delle forze che dovevano produrre lo svolgersi del capitalismo viene adoperato ad arrestarlo. Ora, è interessante che l'immagine del barbaro è proposta da Nietzsche nella prima dissertazione della genealogia della morale, proprio per mettere in evidenza nelle stirpi dominatrici l'audacia, la propensione all'incertezza, al rischio, e si serve di un filologo classico, appunto l'etica dei greci di Leopold Schmidt. Io ho lavorato su Leopold Schmidt in altre indagini, però questa corrispondenza mi era sfuggita. Però è interessante perché proprio, anticipo quello che volevo dire, in Sorel, il testo di Sorel poi è un testo che in certa misura ha fatto la storia del Novecento. Sarà poi un testo anche letto da Mussolini, ma avrà una grande risonanza. Poi Sorel diventerà nazionalista, ma il Sorel del 1908 è un Sorel rivoluzionario. È un testo che poi interessa Carl Schmitt, è un testo che entusiasma Walter Benjamin. Ecco, quindi è un testo significativo e ripropone considerazioni di uno sconosciuto filologo classico dell'Ottocento, Leopold Schmitt, attraverso pagine di Nietzsche. Ecco queste infiltrazioni sotterranee che però nella storia della filosofia spesso sono così rilevanti. Vi leggo Nietzsche. Appunto una pagina della prima dissertazione che risulta proprio dal suo confronto con i greci attraverso l'opera di Leopold Schmidt e che interessa poi Sorel. Sono le razze nobili ad aver lasciato su tutte le loro orme la nozione di barbaro, ovunque siano esse passate. Il loro superiore livello di cultura tradisce ancora una consapevolezza di questo fatto e persino un orgoglio a questo riguardo. Questa audacia di nobili razze, folle, assurda, improvvisa, il modo in cui essa si estrinseca, l'imprevedibilità, la stessa sventatezza delle loro imprese, Pericle mette segnatamente in rilievo la ratumia degli Atenesi, la loro indifferenza e il loro disprezzo per la sicurezza, il corpo, la vita, gli agi, la loro terribile serenità e via dicendo. Prima dissertazione, sezione 11 della genealogia. E adesso vi leggo il brano di Schmidt di cui questa pagina di Nietzsche è il calco. Risultava evidente che non si doveva deformare mediante eccessi il decoro cui si aspirava e tuttavia non si doveva coltivare al posto dell'effettivo decoro la sua mera parvenza, e non costituisce affatto una contraddizione in rapporto alla dignità richiesta nel modo di comportarsi il fatto che venga apprezzata una certa spontaneità irriflessa, quale quella che il Pericle di Tucidide ricorda come tratto caratteristico degli Atenesi. Addirittura si serve a questo proposito, in senso elogiativo del termine ratumia, che altrimenti designa in termini dispregiativi l'avventatezza. Tucidide troverà un imitatore in Isocrate, autore nel quale questo significato elogiativo è altrettanto frequente quanto quello dispregiativo. Ecco, quindi questo elogio del barbaro passa da Leopold Schmidt a Nietzsche e da Nietzsche a Sorel. Ecco, e questo è molto importante dal mio punto di vista, e su questo chiudo appunto con la parte introduttiva, per due considerazioni. Oggi noi disponiamo appunto di moltissimi lessici dei concetti nietzschiani, dizionari dei suoi termini. Sorel non è, soprattutto in lingua inglese o tedesca, Sorel non è mai presente, come se appunto questi riferimenti non fossero riferimenti significativi. Primo elemento. Secondo elemento, nell'ottica di una critica alla decadenza, per Sorel è importante mettere in rilievo
passi che per noi oggi che leggiamo Nietzsche risultano i più imbarazzanti, quelli più problematici. Queste considerazioni che vi ho letto sono nella stessa pagina in cui compare l'elogio della bestia bionda, appunto questa attenzione, questo elogio di una spontaneità irriflessa, ecco. Però per il rivoluzionario Sorel non desta alcun problema riproporre queste stesse riflessioni. Ecco, anche questo è interessante da un punto di vista storico, appunto, come l'ottica attraverso cui noi oggi guardiamo a Nietzsche in qualche modo è parziale, comunque deve essere integrata attraverso anche la fortuna effettiva di tante pagine, di tante immagini, di tante riflessioni, come in questo caso, appunto, nel caso di Sorel. Ecco. D'accordo, altre cose che riguardano il confronto fra questi due autori le lascio cadere e adesso possiamo entrare proprio nel vivo della lezione. Appunto, quello che volevo far vedere appunto era questa continua sovrapposizione di problemi, ecco, per cui è un parlare di certe tematiche ma anche al tempo stesso affrontarne tante altre. I greci sono moderni per Nietzsche, sono i nostri contemporanei e rappresentano in gran parte il futuro affidato agli spiriti liberi, e questo lo riconosce anche chiaramente in diverse pagine dei suoi testi. Anche in questo caso qualche riferimento puntuale che volevo adesso presentarvi. Per molte considerazioni che adesso intendo fare, fondamentali sono 3 o 4 aforismi, 218-222, della seconda parte di Umano troppo umano, opinioni e sentenze diverse. Aforismi estremamente interessanti, sia per il loro valore, nel senso che vi è un discorso coerente che viene proposto in queste riflessioni, sia anche per la loro origine, perché sono tutte tematiche che riprendono quanto Nietzsche aveva detto a suo tempo nell'ultimo corso di lezioni, che era quello del 1875, sul servizio divino dei greci, in cui compare anche un primo confronto con gli etnologi, di cui qualcosa avremo da far notare a questo proposito. Ecco, e i greci diventano in quest'ottica, soprattutto in questi aforismi 218-222 della seconda parte, gli spiriti liberi da cui dobbiamo tornare a imparare. E questo appunto viene detto testualmente, leggo da questo aforisma, opinioni e sentenze diverse, 218. Quando parliamo dei greci, parliamo al tempo stesso dell'oggi e dell'ieri. La loro storia è un nitido specchio che riflette sempre qualcosa che non è nello specchio stesso. Così i greci agevolano all'uomo moderno la comunicazione di varie cose difficili a comunicarsi e degne di essere meditate. Ecco, e questo appunto, i greci rappresentano una sfida, nel senso occorre andare a vedere in quello che Nietzsche afferma sul piano appunto di una storia delle idee, di una storia della civiltà, non siamo più sul piano della storia della filosofia, per quanto o sul piano della filologia classica, insomma, ecco, per quanto mi riguarda, vedere appunto i greci diventano la cifra, intanto in primo luogo, delle trasformazioni del presente. Ecco, in Nietzsche occorre sempre tenere presente, occorre sempre ricordare e rimarcare ogni volta come Nietzsche non è un filosofo, Nietzsche è soprattutto un interprete nel proprio tempo, per cui quello che propongo adesso nel capitolo successivo, Nuovi scenari internazionali a fine Ottocento, è una brevissima ricognizione di una serie di trasformazioni strutturali che intervengono in Europa intorno agli anni 70 dell'Ottocento e di cui Nietzsche, come vedremo in base ad alcuni passaggi,
passaggi tiene comunque conto attraverso una serie di letture che in questo contesto non possiamo indagare. È un salto arrischiato perché per arrivare a Nietzsche e ai greci di Nietzsche adesso volevo brevemente parlare di questioni del tutto diverse. Vi è una sorta di unificazione del mercato economico proprio negli anni 70 dell'Ottocento, una dinamica che poi porta direttamente alla Prima Guerra Mondiale, ecco per cui la globalizzazione non nasce solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma vi sono ricerche che fanno vedere come ad esempio tutta una serie di fattori rappresentano una svolta repentina proprio sul piano dei rivolgimenti sociali ed economici negli anni 70 dell'Ottocento. Mobilità del capitale, scambi commerciali sempre più vivaci, un alto livello di crescita economica, nuovi istituti finanziari internazionali, drastica diminuzione dei costi dei trasporti, al tempo stesso nuovi istituti internazionali finanziari, stabilità nei cambi, potenziamento della rete ferroviaria, nuovi collegamenti telegrafici, ecco tutto questo trasforma radicalmente lo scenario in tutta Europa. E Nietzsche ne tiene conto, opinioni e sentenze diverse, 179. Riguardo al futuro ci si apre davanti per la prima volta nella storia l'immensa vista di mete umane ed ecumeniche che abbracciano tutto il mondo abitato. L'umanità può, da ora in poi, far da sé tutto ciò che vuole. Appunto, opinioni e sentenze diverse, 179. È l'età appunto degli sconvolgimenti che si accompagnano alla democratizzazione dell'Europa, è l'età delle costruzioni ciclopiche, come dice Nietzsche, opinioni e sentenze diverse, 275. E la stampa, la macchina, la ferrovia e il telegrafo sono premesse da cui nessuno ha ancora osato trarre la conclusione che se ne avrà fra mille anni. Il viandante e la sua ombra, 278. Ecco, tutto questo è importante per Nietzsche, cerco di procedere più velocemente, e si esprime nelle sue riflessioni attraverso una serie di immagini, una particolarmente significativa, l'età dei terremoti. La civiltà europea sta attraversando l'epoca dei terremoti. Una lettera al suo editore Schmeitzner del 1883. Per quanto, ve la leggo, per quanto riguarda lo Stato, io so quello che dico. Mi si annoveri pure fra gli anarchici, se mi si vuol male. Tuttavia è certo che io prevedo anarchie europee e terremoti di dimensioni gigantesche in un prossimo futuro. Questo ritorna poi nello Zarathustra, nel terzo libro dello Zarathustra, dove appunto riappare questa immagine del terremoto come un elemento produttivo, perché appunto nuove sorgenti vengono alla luce. Fratelli miei, non passerà molto tempo e nuovi popoli scaturiranno e nuove sorgenti precipiteranno rombando in profondità nuove. Il terremoto, infatti, è qualcosa che seppellisce molte sorgenti e provoca grande siccità. Esso però porta alla luce anche energie e segreti riposti, e il terremoto rivela nuove sorgenti, e nel terremoto di vecchi popoli erompono sorgenti nuove. Questo fra l'altro è anche significativo dell'importanza che assume Nietzsche nel primissimo Novecento. Lo riconoscerà un autore importante come Troeltsch, perché osserva Ernst Troeltsch nel suo libro sullo storicismo sullo storismo del 1922, Nietzsche e Kierkegaard sono ugualmente importanti nella temperie culturale del primo decennio del Novecento in Germania, con una differenza, che Kierkegaard è un autore profondamente antistorico, per cui tutto ciò che si riferisce poi ai saperi storici è permeato da istanze nicciane, proprio questa idea di un
rivolgimento epocale, ecco, per cui anche filologi classici, storici, storici dell'arte, Warring per esempio, tornano continuamente a Nietzsche proprio per questa sua attenzione alle transizioni in corso, alle trasformazioni del presente, appunto l'età dei terremoti. Ecco, e i greci, di cui parla Nietzsche in Umano troppo umano, sono appunto, i greci conoscono l'incertezza, i greci sanno vivere appunto da questo punto di vista pienamente nell'età dei terremoti, ecco, per cui intanto per arrivare ai greci di Nietzsche introdurrei una prima distinzione. Appunto adesso siamo nel quinto paragrafo contro il mito della genialità dei greci. Ecco, in Opinioni e sentenze diverse, aforismo 186, Nietzsche introduce una distinzione importante fra il culto della cultura e il culto del genio. Il culto della cultura, che occorre promuovere proprio nell'età dei terremoti, anch'io mi servo ormai di questa immagine appunto per sintetizzare il discorso, il culto della cultura che occorre, il culto della civiltà, cultus der culture, il culto della civiltà che occorre promuovere nell'età dei terremoti, queste Opinioni e sentenze diverse 186, è l'attenzione anche a tutto ciò che è tuttora incompiuto, instabile, in movimento, appunto, quindi mettere da parte la richiesta di compiutezza, di armonia, ecco, per cui questo nuovo culto della civiltà, indispensabile in un'età di transizione, porta a assegnare importanza anche, ora vi leggo il testo, anche a ciò che è materiale, piccolo, ridotto, misconosciuto, debole, imperfetto, unilaterale, mezzo falso, apparente e persino a ciò che è cattivo e spaventoso. Sa accordare comprensione e dignità, nonché il riconoscimento che tutto quanto quello che diviene è necessario. Questo poi viene riproposto attraverso una immagine molto bella in un altro aforismo, sempre di questa seconda parte di Umano troppo umano, il 326. L'importanza proprio di accettare tutto ciò che è incompiuto e lacunoso. Vedremo che i greci, di cui parla adesso Nietzsche, si muovono nella stessa prospettiva. Adesso l'aforisma 326 appunto. Ogni respingere e negare rivela comunque una mancanza di fecondità. In fondo, se fossimo solo della buona terra, scrive adesso Nietzsche, non potremmo lasciar perire nulla inutilizzato e dovremmo vedere in ogni cosa, avvenimento o uomo, gradito con cime, pioggia o sole, comunque importante. Ecco, questa duttilità, questa spregiudicatezza nel fare i conti con ciò che ancora è incompiuto, si ritrova nei greci di Nietzsche. Mi tengo sempre a questo gruppo di aforismi del secondo libro che prima ricordavo, 218 e quelli immediatamente successivi. Ed è un Nietzsche questo che difende il cosmopolitismo dello spirito, appunto, quello che è il nomadismo spirituale di cui parla. Ecco, e vediamo anche la Grecia non è in alcun modo la patria dell'umanesimo, appunto non è un insieme di valori che poi vengono riproposte in epoche luminose e scintillanti come il Rinascimento, ma i greci sanno fare i conti con tutto ciò che rientra nell'umano troppo umano, ecco questa categoria centrale proprio per il libro di Nietzsche del 78, tanto è vero, vedremo come vi sono diversi riferimenti all'umano troppo umano proprio quando Nietzsche in queste pagine parla dei greci. Ora, quindi
il suo riferimento polemico è l'umanesimo dei filologi, l'immagine appunto di una Grecia armonica. Come si possono trovare gli antichi semplicemente umani? Ecco, questo è un frammento del 1875, anno di svolta per tante riflessioni nicciane, che poi viene riproposto in infinite varianti, appunto, in tanti altri frammenti dello stesso periodo. Ecco, e tutto ciò che rappresenta appunto l'armonia dei greci in realtà è il risultato di un duro sforzo, appunto, di un tirocinio che è costato una immensa fatica. Opinioni e sentenze diverse, 220. A ciò che era cattivo e pericoloso, a ciò che era animalesco e retrogrado, altrettanto che al barbaro, al pre-greco e all'asiatico, che ancora vivevano in fondo alla natura greca, si accordava uno sfogo moderato e non si mirava a distruggerlo completamente. Questi greci sono appunto spiriti liberi e sono i campioni che insegnano a riconoscere l'incertezza e a vivere nell'età dei terremoti. E l'altro punto importante che volevo adesso chiarire è come Nietzsche adesso mette in discussione la nozione di razza e al tempo stesso quella di nazione, appunto attraverso una serie di letture che viene compiendo. E i greci di cui parla anch'essi non hanno più niente a che vedere con una razza o una nazione determinata. Quindi di nuovo nel paragrafo 6 ripresento prima testi di Nietzsche che parlano di cose diverse, per poi vedere come queste tematiche ritornano anche nel suo modo di fare i conti con i greci. Intanto vediamo anche a questo proposito l'epoca è un'epoca appunto caotica, di rivolgimenti epocali, appunto, le costruzioni ciclopiche, come abbiamo visto. E nel gran movimento del mondo, scrive Nietzsche nel Viandante e la sua ombra, 277, nel gran movimento del mondo, nelle cose della politica, in tutto ciò che incalza e si presenta all'improvviso, le tradizioni nazionali e le culture perdono sempre più significato. L'identità dell'uomo del futuro non sarà più segnata da vincoli nazionali e da determinate barriere. È possibile uno stato superiore dell'umanità, scrive Nietzsche, questo è l'aforisma 125 adesso del Viandante e la sua ombra, è possibile uno stato superiore dell'umanità in cui l'Europa dei popoli sia un'oscura dimenticanza. Ecco, questo quindi a partire da rivolgimenti strutturali, appunto questa trasformazione dell'economia e della società sempre più radicale che Nietzsche registra, le differenze razziali sono sempre più irrilevanti e quindi i nazionalismi saranno sempre più feroci, come osserva Nietzsche, proprio per questa loro crescente infondatezza. D'altra parte non è solo un giudizio politico quello che Nietzsche adesso avanza, appunto a partire da letture di economisti o di interpreti comunque del presente, vi sono anche delle letture scientifiche a questo proposito che si riferiscono alle sue conoscenze etnologiche che aveva maturato soprattutto a partire dal 1875. Gli etnologi di cui si serve, Taylor o Lubbock, che sono gli esponenti più rappresentativi della disciplina, mettono radicalmente in discussione ogni riferimento a razze e a etnie. In fondo il modello di cui si serve l'etnologia inglese di questi anni è quello di una scala della civiltà per cui diverse popolazioni percorrono a tempi diversi, ma questo è dovuto anche a fattori climatici, appunto,
ai caratteri dell'ambiente, etnie e popoli diversi percorrono a tempi distinti, ognuno con il proprio tempo, la medesima scala di civiltà. Ecco, per cui appunto abbiamo a che fare con una progressione unica. Questo ritorna poi in Nietzsche, proprio in Umano troppo umano, questa idea di una scala della civiltà che mette in discussione radicalmente quelle che sono le differenze etniche e razziali. Tanto è vero che appunto ecco, leggo brevemente appunto da Taylor a questo proposito: per il nostro scopo attuale è auspicabile lasciar da parte considerazioni intorno alle varietà ereditarie e alle razze, considerando piuttosto il genere umano come omogeneo, anche se collocato su gradi diversi del processo di civilizzazione. E questo ritorna in Nietzsche. È un percorso interessante perché in realtà sono elementi filosofici che provengono da Comte, dal trattato di sociologia di Comte, con cui questi autori hanno dimestichezza e lo rifondono nel corpus delle loro ricerche empiriche. Con Nietzsche invece riacquista dignità filosofica, appunto una categoria originariamente filosofica, Comte, e appunto quest'idea dell'unitarietà del processo storico nel suo insieme, e che viene poi ripresa dagli etnologi come filo conduttore, strumento euristico delle loro ricerche in definitiva sul campo. Dove troviamo in Nietzsche tutto questo? Ad esempio è molto importante l'aforisma Opinioni e sentenze diverse 323. Appunto, essere un buon tedesco significa stedeschizzarsi. Ora vi leggo brevemente non l'aforisma, in cui si parla appunto di scala di civiltà, per cui appunto le differenze etniche e razziali sono irrilevanti, come mostra la scienza più recente, ma vi leggo semplicemente un appunto preparatorio che si trova nel corpo degli apparati dell'edizione Colli Montinari, riferito appunto a questo aforisma 323 della seconda parte del libro. Tesi capitale, scrive Nietzsche, quelle che si chiamano differenze nazionali sono di solito gradi diversi di civiltà, su cui un popolo si ritrova prima e l'altro dopo. Questo vale appunto per mettere in discussione ogni forma di nazionalismo e di boria nazionalistica, ma significa anche sbarazzarsi dell'idea di razza. Questo è importante anche per i greci. I greci di cui parla adesso Nietzsche sono in realtà costituiti da schegge e frammenti di culture le più diverse e sono al tempo stesso privi di una propria identità nazionale. Vogliamo fare qui una piccola pausa e poi questo lo prendo, ne parlo in un secondo momento. Sì, avevamo pensato di spezzare in questo modo l'intervento, visto che è l'unico questa mattina, del professor Orsucci, e quindi di fare un'interruzione per consentire delle domande su questa prima parte, degli interventi, delle osservazioni. Quindi prego, chiunque abbia... Se no vado avanti brevemente ancora a leggere quest'altra parte, così insomma chiudo, se si deve fare una discussione la chiudo almeno il discorso per quanto riguarda questo aspetto, ecco, non... per vedere come appunto anche questa riflessione, la messa in discussione appunto dell'idea di razza, ritorna in Nietzsche a questo proposito, ecco, per cui i greci appunto, e di nuovo siamo in Opinioni e sentenze diverse 219, e il mondo greco non è il risultato appunto di uno sviluppo organico, non è cresciuto, non è una civiltà che sia cresciuta su se stessa, ma è il continuo tenere sotto controllo quelli che sono contrasti, disarmonie, tensioni. Opinioni e sentenze diverse 219. Il pericolo di una ricaduta nell'asiatismo incombe sempre sui greci e di tempo in tempo esso realmente si abbatte su di loro come un
oscuro, straripante fiume di emozioni mistiche e di elementari e di elementare violenza e oscurità. Questo vuol dire anche però per Nietzsche, in questo stesso aforisma, che i greci hanno una particolare inclinazione a fare conti con tutto ciò che è estraneo, straniero, appunto, questo rifiuto dei nazionalismi che Nietzsche sta svolgendo a partire da una riflessione sul presente e a partire anche dalle letture degli etnologi, si ripropone anche nel modo in cui guarda ai greci. Scrive, in questa volta è l'aforisma 221 della stessa sezione, prendere a prestito le forme dagli altri popoli, non crearle, ma trasformarle, col dar loro il più bell'aspetto. Tutto ciò è greco. Ecco, i greci sono spiriti liberi proprio da questo punto di vista, perché riescono ad assimilare tutto ciò che è estraneo, elementi delle culture, di altri aree geografiche del bacino mediterraneo con cui entrano in contatto. È la loro assenza di gravità, in definitiva, la spregiudicatezza nel fare i conti con tutto ciò che risulta in un primo momento estraneo a loro. Per cui la loro grandezza, questo è l'aforisma invece 220, sempre della seconda parte di Umano troppo umano, la loro grandezza consiste nel loro piacere, leggo testualmente, di fronte a ciò che esiste, a ciò che agisce, di qualsiasi specie sia. E questa è quella che hanno come la più comprensiva considerazione della realtà di tutto l'umano. Da questo punto di vista sono buoni nuotatori, questa è l'immagine che adesso ripropone Nietzsche, è l'aforisma 219, buoni nuotatori e buoni tuffatori, proprio per la capacità di affidarsi a un elemento infido come l'acqua, appunto, e però sommergersi e riuscire ogni volta a riuscire a tornare appunto in superficie. Vi leggo, e poi termino su questo punto, due considerazioni che Nietzsche scrive in Frammenti postumi del 75, in cui appunto subisce in maniera particolarmente marcata l'influenza di queste considerazioni degli etnologi che prima ricordavo a sommi capi. Nella prima scrive: i greci, come l'unico, vi do gli estremi, è il 5, frammento 565. I greci, del 1875, i greci come l'unico popolo geniale nella storia del mondo, sono geniali anche nell'imparare, quello che poi tornerà anche nel secondo volume di Umano troppo umano, quello che vi ho letto adesso. La costituzione della polis, in fondo, è un'invenzione fenicia, i greci hanno imitato perfino questo, per lungo tempo hanno imparato ovunque e da ogni cosa, come gioiosi dilettanti, anche Afrodite per esempio è fenicia. Inoltre non ripudiano affatto ciò che è importato, ciò che non è originario. Ecco, quindi questa loro assenza di centro, quello che sarebbe interessante, ma non è possibile vedere in questo contesto, è come Nietzsche in definitiva tracci una sorta di continuità sotterranea fra i greci e il primo cristianesimo, perché De Greci adesso mette in rilievo proprio l'importanza nell'assorbire i fermenti più vitali di altre civiltà, ma lo stesso lo dirà poi a partire dal 1882-83, anche a proposito del cristianesimo, la forza del cristianesimo, il modo in cui riesce a mettere in discussione un edificio imponente come l'impero romano, è proprio la capacità di fare i conti con tutto ciò che matura in un'epoca di dissoluzione e di crisi, i culti misterici, il modo di ritrovarsi assieme degli ebrei nella diaspora e di ostentare la propria gioia, le piccole comunità, la volontà di cenacolo di cui parla nella genealogia, ecco appunto questa capacità di assorbire l'estraneo, la rivendica adesso nei greci, come poi la rivendicherà nel cristianesimo in anni successivi. Il secondo frammento, e poi termino, che volevo leggervi, dello stesso periodo, sempre 1875, 5, 198.
Ecco, anche in questo caso i greci sono schegge di complessi diversi che vengono da lontano, non vi è alcuna omogeneità nella grecità. La popolazione, le letture da cui risulta questo che vi leggo adesso, sono comunque letture serie che adesso non possiamo affrontare, ma sono comunque studiosi di storia delle religioni, di storia delle credenze popolari e filologi classici come Roscher, per esempio, torna qui a un certo punto, che hanno una loro autorevolezza. La popolazione primitiva della terra greca, di origine mongolica, con culto delle piante e del serpente. Sulla costa una frangia semitica, qua e là i traci. I greci hanno assunto tutti questi elementi nel loro sangue, compresi tutti gli dèi e i miti. Che cosa sono allora i greci di razza? Non basta supporre che italici, accoppiati a elementi traci e semitici, sono poi diventati greci. Ecco, è lo stesso filo conduttore che porta a questi aforismi del secondo libro di Umano troppo umano. Qui possiamo fare una pausa, ma in realtà mi sto avviando alle conclusioni, dopo farò più. Però a questo punto, se annunciamo la pausa, facciamola veramente. Sì, la facciamo veramente. Allora, se c'è qualche domanda per adesso, se no facciamo una pausa reale e poi 10 minuti si riprende, il professore conclude e ci può essere una discussione finale. Facciamo così, benissimo. Allora, direi che ci siamo più o meno tutti. Il collega Francesco Fronterotta ha dovuto rientrare a Roma, come era previsto, perché ha lezione nel pomeriggio appunto nella sua università, quindi assumo io la moderazione di questa mattinata, che si sta per concludere, nel senso che abbiamo ancora un appendice della lezione che ci sta dando il professor Orsucci, e poi avremo spazio per la discussione, come è ovvio che sia. Allora ti do la parola per arrivare alle conclusioni. Allora, cosa volevo? Ora mi occupo degli ultimi due paragrafi. Nietzsche, l'ultimo hegeliano, e si tratta di vedere in che prospettiva appunto è l'ultimo hegeliano, e l'Ellade, terra d'elezione dei seguaci di Feuerbach. Sono cose fra l'altro su cui sto lavorando proprio in questi mesi, ecco, per cui sono in qualche modo prospettive di ricerca che anche per me non sono del tutto definite. Cosa volevo far vedere? Dunque, articoliamo il discorso in questo modo. Noi abbiamo già visto come i greci si aggrappano alla realtà di tutto ciò che è umano. Ecco, questo proprio anche in una delle ultime citazioni dall'aforisma 220 di Opinioni e Sentenze Diverse. Sono i difensori dell'umano troppo umano. Anche questo l'ho citato prima ed è l'aforisma 218. Quindi, però, in Nietzsche, in questo termine, umano troppo umano, che poi è il termine che dà il titolo al primo testo filosofico autonomo di Nietzsche, in Nietzsche si racchiude un problema, nel senso, cosa intenda Nietzsche con questa espressione in realtà è ancora da precisare, e poi vedremo come i greci sono appunto l'espressione di tutto ciò che è umano, troppo umano. Anche in questo caso però il percorso dovrà essere un percorso che affronta il problema a partire da lontano, proprio per vedere cosa possa essere appunto questo Nietzsche che in qualche modo porta a compimento una tradizione hegeliana. In realtà poi Nietzsche viene sempre considerato come il punto di rottura rispetto a... Però da un certo punto di vista vi è una indubbia continuità che si manifesta proprio nella tematica dell'umano troppo umano. Dobbiamo adesso vedere di cosa si tratta e che collega Nietzsche a Feuerbach. Ecco, intanto per Nietzsche è straordinario, questo è un problema tutt'altro che chiarito nella letteratura critica, e per cercare di dipanarlo occorre partire dall'opera di Düring, Eugen Düring, Il valore della vita, del 1865.
5, in cui tutta una serie di considerazioni intorno al valore vengono riprese dalla filosofia di Feuerbach, dal secondo Feuerbach, il Feuerbach sensista, che si lascia alle spalle appunto l'essenza del cristianesimo, quindi l'essenza della religione del 45, o le lezioni sull'essenza della religione che scrive da lì a poco. E dunque, appunto, prima parlerò di questi passaggi, Düring che ripropone Feuerbach, Nietzsche che legge Düring e ne ricava una serie di tematiche, per poi far vedere come i greci diventano il campo di prova per sostenere queste nuove tematiche filosofiche in Nietzsche. Quindi, nel valore della vita di Düring, questo scritto del 1865, è centrale la nozione di Wertschätzung, quasi impossibile da tradurre in italiano, è il calcolo del valore, la stima del valore, potremmo anche dire la valutazione dello stesso valore, ecco, non anche come viene resa poi nella traduzione Colli Montinari, cioè nelle diverse traduzioni, è sempre, non mi sono riportato ora appunto le traduzioni italiane, ma comunque sempre insoddisfacente, mi sembra, come poi viene reso. Per cui io parlerò anche di Wertschätzung, ecco, lo dico in tedesco. Pensate che Schätzen è calcolare, soppesare, valutare, ecco, Wert è il valore. Stimare forse. Sì, stima del valore, appunto, avevo anche. Ecco, cosa vuol chiarire Düring in questo testo? Come l'agire umano, sia l'agire sia il pensare, sono sempre rigorosamente determinati dal risultato di incessanti Wertschätzungen, stime del valore. Sono sempre gli affetti e le passioni legati alla nostra autoconservazione, e quindi impulsi e sensazioni di piacere e di dispiacere, di attrazione e di repulsione, che orientano il nostro agire ma anche il nostro modo di pensare. Ecco. È quello che si può anche definire per Düring il nostro impellente bisogno di felicità, appunto. Noi siamo sempre attenti a tutto ciò che può salvaguardare o potenziare il nostro essere. Ora, con simili considerazioni, Düring riprende tematiche che aveva svolto Feuerbach a partire dopo il 1841, dopo l'essenza del cristianesimo. Düring non riconosce il debito nei confronti di Feuerbach, non ne parla nel valore della vita, però indirettamente, forse lo cita una volta e poi nelle prime pagine della prefazione parla del suo debito dovuto al filosofo fiammeggiante, proprio perché Feuerbach in tedesco è il torrente di fuoco, ecco, quindi è un gioco di parole di cui si serve per richiamare. Ma in realtà che il testo di Düring sia una silloge di motivi che provengono da Feuerbach, dal secondo Feuerbach, è sempre sfuggito agli interpreti. Prendiamo in Feuerbach le lezioni sull'essenza della religione, 1845, una tematica importante in questo scritto, dove Feuerbach fa vedere come le immagini degli dèi siano sempre servite in culture e civiltà diverse per glorificare proprio le condizioni e i presupposti dell'esistenza degli uomini, ecco, per una data comunità, per cui appunto i demoni, i numi, gli spiriti, siamo sul piano di un'analisi delle religioni naturali che compie adesso Feuerbach, i demoni, i numi, gli spiriti appunto, sono sempre appunto la glorificazione di determinate condizioni di vita, siano esse catene montuose oppure fiumi, piante, alberi, animali, ecco, però appunto tutto ciò che garantisce la sopravvivenza della comunità finisce per trasferirsi sul piano delle religioni. E quindi nelle religioni naturali i culti religiosi trasfigurano sempre magicamente, scrive Feuerbach,
quello che chiama il senso di dipendenza nei confronti della natura, il senso di finitezza, appunto, che lega i membri di una data stirpe. E vi leggo una citazione brevissima: l'uomo, nell'oggetto della sua adorazione, trasforma in oggetto solamente il valore che assegna a se stesso e alla sua vita. Trasforma in oggetto solamente il valore, Wert, che assegna a se stesso e alla sua vita, Leben, il titolo del libro di Düring, il valore della vita. Düring consapevolmente ricorre a una terminologia che ricava dal secondo Feuerbach, proprio perché tutto il testo, ora non ne possiamo parlare in questa sede, ma è una silloge. Per brano dopo brano Düring può essere smontato e ricollegato a certe pagine di Feuerbach. Ecco, quindi leggo ancora da questo scritto di Feuerbach, le lezioni sull'essenza della religione del 45. E l'uomo adora sempre come un dio ciò da cui, per quanto può sapere o supporre, dipende la sua vita, e quindi nell'oggetto dell'adorazione a mettersi in primo piano e a farsi visibile è solo il valore che egli attribuisce alla sua vita, di nuovo valore, Wert, e vita, Leben, e a se stesso. Quindi quello Wertschätzungen, questa la stima dei valori, il calcolo dei valori a partire dalla nostra stessa natura, è un termine che si ritrova in Düring e non in Feuerbach. Però appunto in Feuerbach vi è questo continuo richiamo al valore della vita, da cui risultano poi anche tutte le credenze intorno al divino e alle divinità. Ecco, e quindi quello che è interessante è che tante considerazioni che svolge Nietzsche in Umano troppo umano, soprattutto nella prima parte dell'opera, riprendono Düring, anche se non viene riconosciuto, e sono un calco di pagine di Feuerbach che non ha mai letto, ma che ritrova in Düring. Vi leggo solo appunto tre brevissime citazioni per vedere appunto come questo gioco di corrispondenze funziona. Feuerbach, appunto, sono queste delle delucidazioni ulteriori all'essenza della religione, ma quando Düring scrive il suo testo nel 65, Feuerbach è ancora in vita, credo che muoia di lì a poco, ma sono già uscite le sue opere complete, ecco, per cui non solo i testi, ma anche una serie di riflessioni ulteriori intorno ai testi sono già pubblicate e accessibili. Feuerbach, appunto, in questo scritto: come il mondo appare all'uomo, così vale per lui. I suoi sentimenti, le sue rappresentazioni sono immediatamente per lui, in modo inconsapevole, la misura del vero e del reale, appunto. Noi valutiamo sempre a partire dalle nostre gioie e dai nostri dolori, tutto ciò che si riferisce alla nostra autoconservazione. Düring parafrasa la stessa affermazione nel valore della vita: noi stessi siamo la misura del valore della vita. Sarebbe sovrumano mettere da parte nella considerazione delle cose le basilari forme date dalla natura dell'umano desiderare. Nietzsche, e nel caso di Nietzsche è l'aforisma 32 di Umano troppo umano: tutti i giudizi di valore della vita sono illogici. Vedete come la terminologia è la stessa, perché i problemi sono i medesimi. Tutte le valutazioni, Schätzungen, sono premature e non può essere diversamente. In definitiva, la misura, di nuovo, come in Feuerbach, anche se non conosceva Feuerbach, in definitiva, la misura attraverso cui misuriamo siamo noi stessi, il nostro essere. Forse non si dovrebbe giudicare se solo si potesse vivere senza valutare, abschätzen, senza inclinazioni e repulsioni, ma questo non è possibile. E questa è la sfera appunto dell'umano troppo umano. Tenete presente che anche questo terminologia si ritrova in Düring. In molte pagine di Düring si parla sempre di ciò che è umano, das Menschliche. E come Düring
propone nel suo titolo Passaggi decisivi del lessico filosofico di Feuerbach, Nietzsche si ricollega direttamente a Düring, anche se di questo non ne abbiamo più consapevolezza, si ricollega direttamente a Düring nel testo del suo libro, appunto nel titolo del suo libro, perché Das Menschliche è un modo di dire frequente in Düring, ed è un modo di dire frequente in Düring proprio perché è un lettore di Feuerbach. Feuerbach, e in Feuerbach le cose tornano, l'umano è ciò che è contrapposto al divino, ma è ciò che si ripropone sempre nel divino, quindi Das Menschliche è sempre appunto trasfigurato la cifra di ciò che è il divino, Das Göttliche. Il sostantivizzare in questo modo l'aggettivo è un tratto basilare negli scritti del secondo Feuerbach, ritorna in Düring e lo riprende anche Nietzsche, ecco, anche proprio sul piano terminologico le cose tornano. Ecco, quindi leggo ancora un ultimo brano appunto dal Valore della vita di Düring, poi arriviamo ai greci. Proprio le sensazioni immediate, gli affetti, i sentimenti costituiscono il fondamento per la valutazione delle cose. Anche sul piano astratto più elevato, anche i nostri ragionamenti intellettivi hanno sempre questa radice nelle nostre Wertschätzung, nei nostri affetti, nei nostri desideri, nel nostro bisogno di felicità. E questo appunto in Nietzsche le Wertschätzung di Düring diventano poi i valori direttamente di Werther. E quindi in Così parlò Zarathustra Nietzsche scrive: valori mise l'uomo nelle cose per potersi mantenere, creò il senso delle cose, ma sempre un senso per gli uomini. Per questo si chiama uomo, cioè colui che valuta, der Schätzende. Per mezzo del valutare, Schätzen, si giunge al valore, e senza il valutare la noce dell'esistenza sarebbe vuota. Vi leggo un'ultima immagine che Nietzsche presenta nello Zarathustra, in cui ripropone tutta questa tematica e che si può comprendere solo attraverso Düring e Feuerbach. È appunto è dal secondo libro dello Zarathustra. Sono figure mascherate che scendono lungo la corrente di un fiume. Scrive Nietzsche: tutto quanto l'esistente volete renderlo plausibile, ma deve adattarsi e piegarsi davanti a voi. Sono proprio le Wertschätzung. Noi siamo sempre attivi nel valutare, a partire dalle nostre esigenze vitali, tutto ciò che ci accade. Liscio dovrà divenire l'esistente e sottomesso allo spirito come il suo specchio e il suo riflesso. Questo è tutto il vostro volere, come una volontà di potenza, anche se parlate del bene e del male e delle valutazioni del valore. Wertschätzung, linguaggio di Düring. E ancora, volete creare il mondo davanti a cui potrete inginocchiarvi. Chi non è saggio, il popolo, coloro sono simili a un fiume su cui scivola un'imbarcazione e nella barca siedono, solenni e mascherate, le valutazioni del valore, le Wertschätzung. Il vostro volere e i vostri valori li ponete nella corrente del divenire. Questo è interessante, sono figure solenni e mascherate, appunto figure ieratiche, proprio immobili, impettite nella barca trascinata dalla corrente. Proprio perché il processo di sintesi e di sublimazione è tale che i valori, nel loro scintillio, risultano però da questo groviglio di pulsioni, di passioni, di affetti che costituiscono appunto la nostra natura, in accordo a Düring e in accordo a Feuerbach. Ecco, solo che l'origine non è più riconoscibile, appunto, è proprio figure solenni e mascherate, ecco, però rigide. La rigidità nasce dal fatto che questa loro originaria mutevolezza, appunto, perché dietro le Wertschätzung vi sono sempre impulsi sensibili e la ricerca, una ricerca inarrestabile della nostra felicità e della nostra autoconservazione, però questo elemento viene del tutto trasfigurato. Quindi
questo è interessante, ma è anche un terreno di ricerca su cui occorre ancora procedere. Senza il retroterra delle riflessioni e delle indagini della sinistra hegeliana intorno alla metà degli anni 40, la filosofia nietzschiana non sarebbe stata la stessa, perché appunto tutti questi elementi che Düring riprende da Feuerbach vengono a poi essere un punto di riferimento decisivo per Nietzsche. Nietzsche riparte proprio dal punto in cui arriva il sensismo di Feuerbach, e quindi la sinistra hegeliana, verso la metà degli anni 40. Tutto questo poi ricompare nei greci. I greci sono l'espressione dell'umano troppo umano, già lo abbiamo visto in altri aforismi, però adesso vi rileggo i passi canonici a questo proposito, che sono nell'aforisma 220, e mi avvio alla conclusione, del secondo volume di Umano troppo umano. Di tempo in tempo i greci davano, per così dire, delle feste a tutte le loro passioni e cattive inclinazioni, e addirittura istituirono statalmente una specie di ordinamento celebrativo di cosa? Del loro umano troppo umano. È questo ciò che propriamente pagano, è questo ciò che è propriamente pagano nel loro mondo, a partire dal cristianesimo poi non più compreso. E ancora, essi prendevano quel troppo umano come inevitabile e preferivano, invece di ingiuriarlo, dargli una specie di diritto di second'ordine con l'inquadrarlo negli usi della società e del culto. Anzi, tutto ciò che nell'uomo ha potenza, essi lo dissero divino e lo scrissero sulle pareti del loro cielo. Non rinnegarono l'impulso naturale, questi sono termini importanti, che si esprime nelle cattive qualità, ma lo inquadrarono e lo limitarono a determinati culti e giorni, per poter dare a quelle acque impetuose il deflusso più innocuo possibile. Per questo è l'ultimo titolo di cui mi sono servito, appunto l'Ellade, terra d'elezione dei seguaci di Feuerbach, perché sono tematiche appunto che riprendono il sensismo del secondo Feuerbach, appunto. E i greci non sono appunto non sono vincolati a modelli astratti, a ideali di qualsiasi natura, ma sono sempre l'espressione di ciò che muove le nostre Wertschätzungen, sono l'espressione di ciò che è umano troppo umano, in questo senso che ho appena chiarito, ecco. E queste sono considerazioni che poi tornano anche più avanti in Nietzsche, per esempio. L'ultima cosa è il secondo trattato della genealogia della morale, paragrafo 23, dove la religione greca di nuovo è ciò che appunto permette la glorificazione dei nostri impulsi, delle nostre passioni, perché accettare la nostra natura sensibile, anche con tutti i suoi eccessi, con tutti i suoi eccessi appunto, significa imputare le nostre colpe eventualmente all'intervento di un Dio. La religione greca funziona, a differenza del cristianesimo, perché sono le divinità che si fanno carico della colpa, non gli uomini che la imputano a lui, non gli dèi, come nel cristianesimo, che imputano all'uomo appunto le sue responsabilità. Per cui follia, e non già peccato, scrive Nietzsche, deve pur averlo accettato un Dio, nel caso appunto di una mancanza, ecco. E in tal modo allora gli dèi servivano a giustificare entro una certa misura l'uomo anche nel male, di nuovo questa attenzione a ciò che è umano troppo umano, servivano come causa del male. In quel tempo non si assumevano la pena, bensì come è più nobile la colpa. Ecco, questo appunto è l'aforisma 23 della seconda dissertazione della genealogia. Ecco, e i greci valgono per Nietzsche adesso per la loro capacità di edificare un vero e proprio tempio alla gioia, come già riconosceva Nietzsche, in questo caso sempre il secondo libro di Umano troppo umano, aforisma 187. Ecco. Gli uomini del mondo antico sapevano gioire meglio di noi moderni. Noi sappiamo rattristarci meno. Quelli trovavano sempre nuovi motivi per sentirsi bene e per celebrare feste, impegnando tutta la loro ricchezza
freschezza, di acume e di riflessione. E con questo ho terminato appunto quello che volevo dire. Un'ultima brevissima considerazione che potrei fare è questo riferimento a Morris Faitelson, filosofo novecentesco, anche se adesso è tardi. In realtà non è un filosofo ma un personaggio letterario, per cui nessuno lo conosce. È il protagonista di un racconto molto bello di Singer, il premio Nobel per la letteratura e lo scrittore in lingua yiddish. Però poteva essere interessante per chiudere il discorso, perché voi, come avete visto, i testi di Nietzsche ci spingono sempre ad andare oltre, a ricostruire un contesto, fino addirittura a risalire a Feuerbach. Ecco, questo è un esempio particolarmente significativo, lo ricostruisco a braccio senza leggere, perché siamo in giorni cruciali in cui appunto viene ambientato questo racconto. Faitelson è un professore di filosofia, un anziano professore di filosofia, un libertino, che a Varsavia nel settembre del 39, quindi quando stanno per arrivare le truppe tedesche, e in qualche modo rammemora tutto il suo passato. È stato docente di filosofia anche a New York, conosce benissimo Coney Island, quindi la città dei giochi, e in questo momento di estrema tensione, di angoscia estrema, in cui il problema è eventualmente quello di togliersi la vita, continua a ripetersi che tutto quanto è un gioco, appunto, le divinità non sono altro che un gioco, i nostri impegni morali non sono altro che un gioco, vi è questo continuo richiamo a un gioco. È interessante vedere la fonte anche in questo caso. I suoi filosofi sono Hume, per un verso, e Hans Feinger, l'autore della filosofia del come sé, un pragmatista del primissimo Novecento. Ora, se uno apre il testo di Feinger, non trova alcun riferimento al gioco. Però, l'appendice alla filosofia del come sé è un saggio sulla filosofia di Nietzsche. E in quel caso vi sono due riferimenti molto significativi proprio, ecco qua ho trovato, due riferimenti molto significativi al gioco che vengono tenuti presenti da Singer per ricostruire tutto questo lungo racconto. E sono appunti lapidari di Nietzsche che ripropone appunto Feinger in questo scritto e Faitelson in queste sue peregrinazioni per Varsavia, appunto in attesa dell'irreparabile, e talvolta appunto ripensa al libro, parla di Hume, ma ripensa anche a questo libro di Feinger. E c'è appunto solo nell'appendice al libro su Nietzsche, perché poi il testo appunto è una speculazione, insomma, prospettiva del pragmatismo, viene riportato un brevissimo frammento del 78, dell'estate del 78, è il 29-49. Perché non tollerare la metafisica e la religione come un gioco per adulti? E questo frammento in Nietzsche è collegato a un altro frammento dello stesso periodo, che è il 29-45. Perché non si dovrebbe poter giocare alla metafisica e applicarci un'enorme forza creativa? Ora, questo è interessante per far vedere come in fondo ogni testo filosofico è completamente vuoto se non ricostruiamo il contesto, perché la stessa affermazione che tutto è gioco per Faitelson in un momento di estrema drammaticità vuol dire determinate cose, appunto cercare di trattenersi dal compiere un gesto irreparabile, appunto in questo vaneggiamento che tutto quanto non è altro che gioco in fondo, mentre per Nietzsche vuol dire qualcosa di radicalmente diverso, proprio questa età di trasformazioni inarrestabili che aprono nuove prospettive, è il tempo in cui si può pensare anche alla metafisica come un gioco. Lo spirito libero non disprezza il passato, ma appunto riconosce come è stato un gioco importante per ottenere determinati obiettivi. Quindi volevo ricordare quest'ultima cosa appunto perché di per sé un'affermazione filosofica richiede sempre la ricostruzione di un contesto, proprio perché, come in questo caso, può voler significare poi le cose più diverse, anche diametralmente opposte. Con questo ho terminato. Dunque, io innanzitutto ringrazio moltissimo Andrea Rossucci per questa lezione, che è una chiarissima lezione di filologia nietzschiana,
Cioè, secondo la scuola, diciamo, di Colli, Montinari, Campioni e chi ha continuato a lavorare sull'edizione dei testi di Nietzsche, lavorare sui testi innanzitutto, e lui aveva davanti i testi in tedesco originali di Nietzsche, e andare a scoprire le allusioni interne al corpus delle opere nietzschiane, quindi rimandi, parallelismi in altre opere, e soprattutto le fonti a cui attinge Nietzsche. E quello che viene fuori è che Nietzsche, molto più di quanto non si pensi, era un attento lettore, anzi un divoratore di libri di autori filosofici, letterari di vario tipo, senza un ordine preciso, ma questo fin da ragazzo. Basta vedere quello che prendeva prestito dalla biblioteca di Basilea quando era là, per esempio. Quindi un grande lettore onnivoro che riusciva poi a inglobare nel suo pensiero quello che leggeva e a trasformarlo in modo più o meno personale. Allora, io aprirei la discussione, posso fare subito io una piccola puntualizzazione. Intanto, ecco, aggiungo un'altra cosa, che il presupposto del suo intervento, come aveva chiarito all'inizio, e cioè di dimostrare come i greci siano, leggo la mia notazione, un continuo banco di prova, un terreno di confronto, e poi più avanti ha detto uno specchio della trasformazione del presente, questo mi pare che sia uscito veramente molto bene dalle parole di Rossucci. E anche nelle opere degli anni 70-80 Nietzsche continua ad avere come punto di riferimento quello che era stato il suo brodo culturale da ragazzo, da studente di liceo e di università, quindi il mondo, la cultura dei greci in assoluto. Mi soffermo solo su uno dei tanti punti toccati, ed è questo interesse che Nietzsche ha per l'etnologia, per gli studi etnologici, in particolare per il modello di Taylor, l'etnologia quindi inglese, che comporta l'idea che appunto non ci sono razze superiori e inferiori, ma c'è uno sviluppo continuo delle civiltà che passano attraverso certi gradi in tempi differenti. Questa è un'acquisizione che viene fuori già in alcune lezioni che Nietzsche aveva tenuto a Basilea, le ha citate del resto anche Rossucci, e cioè il corso sul servizio divino dei greci. Non so se lo conoscete, se lo avete letto, è pubblicato anche in italiano da Adelphi, in un volumetto della piccola biblioteca Adelphi, in attesa che esca il volume, dovrebbero uscire prima o poi due volumi nell'edizione maggiore delle opere di Nietzsche dedicate ai corsi universitari. È un'ampia scelta di corsi universitari che sono già disponibili in tedesco per De Gruyter, ma si sta lavorando alla versione italiana con commento. Questa lezione sul servizio divino, che poi è diciamo, un modo per dire la religione dei greci, è già pubblicato, l'ha tradotto un giovane allievo di Pisa, della scuola pisana, si chiama Manfred Posani Löwenstein, se non sbaglio, è un allievo di Campioni, ed è un testo dove appunto Nietzsche si confronta palesemente, perché li cita, con questi modelli etnologici, ed è una cosa dirompente per un antichista, perché siamo nel 75, la lezione credo sia la prima attestazione di un confronto con questi modelli, 1875, per un professore di filologia classica è un'innovazione enorme che ha veramente aperto la strada al futuro, perché nel XX secolo invece è diventato abbastanza normale applicare l'antropologia allo studio dell'antichistica, ma a quell'altezza temporale invece era una scelta molto molto innovativa. Un Vidamovis, per dire, mai lo avrebbe fatto, anzi in più passi delle sue opere censura questo tipo di approccio antropologico. I greci si spiegano solo con i greci, diceva Vidamovis, e quando sento parlare di, e cito alcune parole appunto di civiltà orientali che non ricordo, non va bene, insomma, condanna apertamente questo approccio. Invece Nietzsche lo fa, e questo gli consente di avere una visione appunto notevolmente avanzata, in cui anche il concetto di Dioniso e Dionisia, come il rilascio a quello che si diceva ieri, ha una sua importanza, perché il dionisiaco era visto come un'importazione dall'est, dal mondo tracio orientale, cosa che poi si è rivelata sbagliata, ma Nietzsche non poteva saperlo, ma del resto tutti allora erano convinti che la religione dionisiaca non fosse un prodotto originario della cultura greca,
che Dioniso non appartenesse fin dall'inizio al Pantheon omerico, perché in Omero non è mai citato, per esempio. E quindi si pensava, soprattutto sulla suggestione delle Baccanti di Euripide, dove Dioniso è presente come personaggio, si autopresenta all'inizio come il dio venuto dall'est, si pensava che appunto fosse una divinità importata tardi. In realtà, all'inizio del Novecento, sono emerse tavolette della civiltà micenea, dove il nome di Dioniso compare in modo assolutamente evidente, insomma, inoppugnabile, e quindi Dioniso è un dio greco fin dalle origini, fin dai micenei, quindi uno dei primissimi, delle primissime divinità attestate. Tutto questo appunto è un discorso che si porta sull'antropologia o sulla storia delle religioni che Nietzsche affrontava. Va bene, avrei molte cose da dire, ma preferisco che ci sia una discussione aperta a tutti quanti. Quindi ecco, per diciamo, la procedura che si utilizza è di parlare da questa parte del banco. Grazie. Mettiamo questo in mezzo. Prego. La mia domanda è la seguente. I greci che riconoscono l'umano troppo umano, chi sono? Perché dubito che siano i classici. Socrate è il padre della razionalità all'inizio della decadenza. Platone va svergognato perché si è inventato un altro mondo. Aristotele, se ne parlava ieri, è il pensatore della catarsi, della purificazione dalle passioni, eccetera, eccetera. Quindi i greci che riconoscono l'umano troppo umano, chi sono? Sì, ma sono tutti e non sono nessuno, nel senso, cioè, è un modello ideale quello che propone Nietzsche, ma è un modello ideale sul piano della storia della civiltà, è la rivendicazione di una civiltà greca altra rispetto a quelle che sono poi canoni che si ripropongono sul piano della filologia classica. Ad esempio, io non ho parlato in aforismi importanti come nel primo libro di Umano troppo umano, nel 220 credo che sia, Nietzsche parla anche della confidenza dei greci con la magia, ad esempio, ecco, per cui tutta una serie di azioni venivano eseguite attraverso canti rituali, ecco, riprende questi elementi da filologi classici, ma si parla di storia delle religioni, non si parla appunto di storia della filosofia, storia delle religioni o storia del costume, ecco, quindi è una grecità ideale che viene fatta valere proprio per mettere in primo piano quanto ci siano estranei i greci in definitiva, ecco, come noi non possiamo fare i conti con loro a partire dal nostro bisogno di idealizzazione, ecco. In queste lezioni sul servizio divino dei greci c'è anche una lezione centrale in cui Nietzsche fa vedere come ogni civiltà sia sempre stratificata, in cui si ripresentano gli elementi più diversi, ecco, e riprende appunto dagli etnologi e riprende da autori come Mannhardt. Ad esempio, Mannhardt è uno studioso che a suo modo apre nuove strade, perché si occupa di, nel 1875 esce il suo libro su culti arborei, cioè certe festività contadine collegate in tradizioni contadine che già a quel tempo si andavano perdendo, soprattutto nella Prussia orientale, collegate agli alberi, determinate sacralità, determinate feste sacre, per esempio conservare l'ultimo covone dopo la raccolta del grano e conservarlo fino all'anno prossimo in termini propiziatori, oppure determinati alberi che hanno un loro potere, una loro valenza magica, appunto, da preservare nelle campagne. Ora, queste credenze popolari sono importanti per, studiate da Mannhardt, sono importanti per Nietzsche e se ne serve ampiamente appunto nel servizio divino dei greci, ecco, però sono autori che poi mettono a frutto anche filologi classici, no? Tant'è vero, lo stesso Usener, lui, credo, ora non sono sicuro, ma lui intrattiene anche un carteggio con De Gubernatis proprio su queste credenze
popolari, no? Oppure il suo punto di riferimento sono poi la religiosità in popolare nell'Estonia, nella Lituania, insomma nei paesi baltici. Anche lui, no? Ebbe vita difficile tra i filologi classici perché andava su un orizzonte oltre gli studi classici, secondo la scuola villanoviziana. Ecco, la Grecia di Nietzsche, quella di cui parlavo io, non ha niente a che vedere con la storia del pensiero, ma è la storia delle religioni, la storia delle usanze. Per esempio, un'altra cosa importante che impara dagli etnologi è questa: prestare attenzione soprattutto ai rituali. Le forme del culto sono quelle in cui si sedimentano spesso gli aspetti più arcaici e quindi più interessanti di una data religione, perché il culto resta sempre lo stesso, mentre invece tutto ciò che si riferisce ai dogmi, alla teologia, alle credenze, tende a modificarsi nel passare del tempo. Per cui, e questo è anche importante per Nietzsche, insomma, per cui l'aspetto più arcaico di una religione è affidato ai suoi culti. Ecco, anche questo è un elemento che riprende proprio in queste lezioni. Se posso aggiungere qualcosa anch'io su questo punto, io vedo una contraddizione in realtà nel pensiero di Nietzsche tra classicismo e anticlassicismo, come in fondo, perché da una parte, l'avevo detto all'inizio, Nietzsche tende a marcare la distanza tra i greci e il presente, quindi l'inattualità dei greci, dall'altra parte però poi torna sempre a vedere i greci come i contemporanei, i moderni, quindi c'è un'ottica contraddittoria tra classicismo tradizionale, il paradigma dei greci a cui dobbiamo tutto, e dall'altra parte invece un'immagine della Grecia completamente anticlassica, la Grecia arcaica. Io penso che quando lui parla di questa Grecia umana troppo umana intenda prevalentemente la Grecia dell'epoca preclassica, che è quella che ha studiato Teogonia di Megara, il suo autore prediletto quando è studente, la tragedia ma nella forma originaria. Questo suo bisogno andava sempre all'indietro, la filosofia greca, non Platone, ma i pre-platonici. Quindi un'epoca ben diversa da quella consacrata appunto dal classicismo, dove trova il dominio dell'istinto, della violenza, del rito orgiastico, per esempio, che riguarda Dioniso. E anche, mi ricordo quello che dicevi sulla Herren Moral, la morale dei padroni, dei signori rispetto agli altri. Questo è un concetto che tu hai tematizzato nelle opere degli anni Ottanta, ma è esattamente già presente nel saggio ha scritto 18 anni per la maturità su Teogonia di Megara, che è visto proprio come il rappresentante di questa morale appunto dominatrice, di chi domina, di chi è legittimamente chiamato a dominare sul popolo. Quindi questa visione aristocratica è pregnante in Nietzsche fin dalle primissime cose. Nella Nascita della tragedia c'erano delle pagine che poi ha tolto, sono confluite in un altro scritto non pubblicato, sulla schiavitù, dove dice che la civiltà greca ha potuto produrre quello che ha prodotto, la tragedia e altre cose, perché c'erano gli schiavi, e soltanto una civiltà schiavista può far, diciamo, è il terreno ideale per la fioritura dei geni artistici. Poi dopo questa pagina le ha tolte perché forse erano troppo dirompenti, ma è un pensiero che c'è in Nietzsche, non possiamo ignorarlo indubbiamente. Se ci sono altre domande, prego di venire qui. Allora, a proposito del punto 7, bravi nuotatori e gioiosi dilettanti, io ritrovo moltissimo anche proprio la nascita del pensiero delle origini in questo melting pot, in queste aree periferiche dove accadevano tanti incontri con punti di vista, posizioni diverse. Ma allora, visto che sono stati loro a inventare il termine barbaros, chi era il barbaros per questo modo di concepire i greci? Il barbaro, balbettante. Sì, appunto, la parola barbaro poi non è che sia automaticamente, nella Grecia antica, perlomeno parlo da filologo classico, non designa per forza una valutazione negativa. È chi non è greco, lo straniero. Lo straniero che non parla una lingua talmente incomprensibile che sembra che balbetti, bar vuol dire balbettare, no? Quindi è questo. Poi certo indica anche, ci sono poi testi nel V secolo, testi medici per esempio,
ma anche in tragedia è frequente il parallelismo, cioè, anzi l'antitesi tra greco e barbaro. Può avere, è una vox media, come si dice, può avere un significato indistinto di chi è straniero e un significato invece più marcatamente negativo di chi è inferiore. I barbari non rispettano le leggi, ma rispettano il capo, il re, il sovrano, quindi si piegano a un'autorità di uno, mentre i greci no. Questo è quello che sanno gli antichisti sul termine. Poi Nietzsche lo utilizza evidentemente alle volte sì, in un modo un po' diverso. Certo, ma anche in questo caso, ormai nel 78, ecco, riprende tutta una serie di considerazioni che aveva svolto in precedenza, però non resta un filologo classico, però sì, cioè, è del tutto ideale il modello che viene disegnando, insomma, ecco, per cui prescinde dai secoli, dalle periodizzazioni o dagli incontri effettivi appunto con altre popolazioni. Ecco, non... Anche sulle razze è molto ambiguo Nietzsche, perché nella nostra tragedia, quando tematizza il mito di Prometeo, istituisce un parallelismo, un'antitesi tra il mito, il racconto del peccato originale della tradizione giudaico-cristiana, in parallelo al mito invece del furto del fuoco commesso da Prometeo contro gli dèi, che invece è il peccato originale della tradizione greca. Però è l'esaltazione delle forze attive in questo caso. Da una parte passiva, dall'altra parte attiva. Però si richiama a una pubblicistica, diciamo, chiaramente razzista in questo caso. Però questo non tornerà più fino all'88, no? No, nel senso, cioè, l'antisemitismo di Nietzsche è stato ormai, diciamo, demolito. Sì, no, ma anche questa riflessione appunto sul mito. No, non si torna più. Mito ariano e mito semitico. Allora, la mia domanda in realtà parte a proposito della lettura di Düring e quindi di Feuerbach in maniera ovviamente implicita, a proposito della ricerca di autoconservazione. Cioè, abbiamo detto, dietro le valutazioni e i valori morali sta un calcolo di piacere, di ricerca del piacere, di tribe, quindi delle pulsioni, degli istinti, degli impulsi. Come si coniuga questa ricerca di autoconservazione con l'antidarwinismo nicciano? Cioè, ho letto più volte di una dissipazione di energia piuttosto che una ricerca di autoconservazione. E la stessa lettura, tra l'altro volevo ringraziare del contributo sulla biologia cellulare, il dibattito sull'individualità, un testo imprescindibile ovviamente, la stessa lettura del botanico antidarwinista Nageli testimonia questo bisogno, anzi, di dissipazione dell'energia. E il termine conservazione che noi troviamo in Umano troppo umano e anche qualche anno più tardi nel 354 di Frohlich e Wissenschaft, quindi in Gaia Scienza, testimonia anzi come la coscienza sia bisogno di comunicazione, quindi espressione anzi di una misura media, gregaria. E poi, quindi il rapporto tra autoconservazione e antidarwinismo, e poi volevo chiederle cosa ne pensa della traduzione di Paolo Diorio di Menschliches als Menschliches in Cose umane troppo umane. Grazie. Sì, no, per quest'ultima cosa dal mio punto di vista è abbastanza discutibile, perché poi Diorio si richiama piuttosto a Platone, no? Lui ricostruisce altri. Mi sembra che testualmente, ecco, se uno apre il valore della vita, cioè proprio continuamente un richiamare das menschliche, però nel senso di Feuerbach. Volevo un attimo, in base a quello che lei dice, però far vedere come in definitiva non si può parlare di un parallelismo fra l'antidarwinismo di Nietzsche, che poi anche lì andrebbe distinto, perché Nageli è anche la riproposizione in realtà non della dissipazione, ma di una sorta di accrescimento dall'interno, che però appunto è una finalità interiore che costringe appunto ad arricchire di generazione in generazione il patrimonio ereditario. Insomma, è un vero e proprio nisus formativus, come in Blumenbach, ecco, cioè c'è anche questa ripresa della filosofia della natura fra 7 e 800 in Nageli. Ma per quanto riguarda invece il rapporto con Düring, quello che è interessante è che appunto le Wertschätzung, certo, è una stima del valore a partire appunto dai nostri impulsi, è una stima involontaria, per cui
vi è ad esempio, c'è una pagina che è banale in Feuerbach, che però da questo punto di vista è sintomatica. Io sono affamato, mi trovo in una foresta e un corvo lascia cadere davanti a me una bistecca, un pezzo di carne, banalissima. Però quello che dice Feuerbach, io non posso trattenermi dall'immaginare che ci sia un contesto per cui questo è stato fatto per me. Ecco, cioè la prima immediata reazione è quella di rapportare tutto a me, e poi presenta altri esempi meno banali, ma insomma questo. Quello che è interessante è che queste Wertschätzungen, che sono proprio ciò che spinge la nostra vita e il nostro modo di ragionare in definitiva, perché appunto il fatto che la vendetta diventi poi l'astrazione del diritto, anche questa è una Wertschätzung, cioè appunto l'elemento sensibile si trasfigura come le figure impettite sul kayak, insomma sulla canoa che scende la corrente. Però quello che è interessante, quindi dalle Wertschätzung si passa ai valori. I valori poi cosa diventano? Diventano le Weltanschauung, le concezioni del mondo, c'è questo revival nell'idealismo del primo Novecento, proprio tutti parlano di concezioni del mondo, insomma, da Jaspers a Schelles a tutti. Però non Feuerbach è un autore dimenticato, mentre invece è interessante che attraverso Nietzsche sono considerazioni che si rifanno a Feuerbach che diventano un aspetto determinante nella rinascita idealistica del primo Novecento. Dietro Feuerbach c'è Dolbach, c'è il sistema della natura, perché in certi, anche questo sarebbe un elemento che anche gli studiosi di Feuerbach hanno visto solo fino a un certo punto. Feuerbach cita Dolbach, ecco, proprio anche perché in Dolbach anche vi è questo elemento per cui, come nel mondo naturale vale la legge appunto di Newton della caduta dei gravi, così nel mondo umano appunto l'equivalente della gravità è data dal bisogno di autoconservazione, insomma, da cui non possiamo mai prescindere nemmeno per un momento. Ecco, quindi è curioso che anche Holbach finisca per essere un autore che si ripropone nelle innumerevoli discussioni intorno alle concezioni del mondo, addirittura nel primo Novecento, e sono autori dimenticati, Feuerbach come Holbach nel 1910. Prego. Volevo chiederle un chiarimento, se può approfondire, il punto 1, il senso cromatico dei greci, che ho trovato molto interessante e sinceramente non conosco l'argomento, quindi se poteva spiegare un po' meglio questa visione della realtà in base ai colori e se può dare anche qualche riferimento a qualche opera a cui ci si può ispirare, grazie. È un tema dimenticato. Beh, perché è un tema inesistente, non... È un tema inesistente, nel senso sono delle speculazioni che poi non hanno avuto. Ecco, però c'è un momento in cui appunto filologi classici e biologi, proprio sulle pagine della rivista dei Darwiniani tedeschi, studiano come si sia evoluto il senso cromatico, appunto a partire da diversi termini che venivano appunto a sedimentarsi l'uno dopo l'altro per designare i colori. Ecco, però sono speculazioni del tutto senza fondamento, ecco, per cui è la paleolinguistica all'epoca, appunto l'indagine. E sul piano filosofico chi riprende poi queste cose è Spengler, nel senso che Spengler nel Tramonto dell'Occidente dedica alcune pagine proprio a questo aforisma di Nietzsche e poi fa altre considerazioni intorno alla variabilità del senso cromatico, che può essere interessante prendere in mano, però non vi sono degli studi in merito che ancora oggi abbiano un loro valore. Ecco, non... L'idea di fondo è che ogni civiltà ha una sua logica di cromatismo a seconda dell'esperienza delle persone, per cui si dice che gli eschimesi hanno 25 diversi modi per dire il bianco, mentre noi diciamo bianco, vari tipi di bianco. Per i greci è molto più difficile, non avendo molte testimonianze a disposizione, ma il locus classicus è il mare colore del vino, che uno dice ma perché deve essere così sempre il vino, che poi non è anche colore del, ma è che ha l'aspetto del vino.
quindi scuro, perché il vino greco era molto più scuro, era nero proprio, quello, quindi il mare di notte, il mare tempestoso, questo vuol dire. Ma sono poi anche, parla del mare con il vino Omero anche quando il mare è calmo e il cielo azzurro, quindi non poteva essere quello il colore, è un epiteto esornativo, quindi che lascia il tempo che trova. Comunque, oggi non ne parla più nessuno, non saprei proprio dire uno studio recente su queste tematiche dei colori. Nietzsche insiste, anche mi pare nel scritto Giovannini, sulla luminosità particolare che c'era nella Grecia, che faceva vedere le cose alla luce di un cromatismo diverso rispetto a uno come lui che viveva tra Naumburg e Lipsia. Però insomma, appunto, sono... certo, Goethe ha scritto la teoria dei colori. Anche il viaggio in Italia parlano. Ci sono altre domande? Prego. Una questione molto generale sulla quale in realtà avete già detto qualcosa, però magari si può dire ancora qualcosa oppure no. Tanto nella prima parte quanto nella seconda del suo intervento ha fatto vedere benissimo come il modo di scrivere di Nietzsche, ma anche di pensare, sia tutta una stratificazione di fonti, di letture, di autori. E a un certo punto, se non mi sbaglio, ha detto qui Nietzsche non è filosofo ma interprete. E in un certo senso si collega un po' anche a quello che si diceva ieri, per cui non è che inizia a un certo punto con la nascita della tragedia si tolga la giacca del filologo, indossi quella del filosofo da un momento all'altro, ma sia abitato da tutta una serie di anime, quella di filosofo, di filologo, quella musicale, ma potremmo individuarne tante altre. E da un lato capisco bene che questo corrisponde all'esigenza di evitare il rischio anche banale di vedere in Nietzsche una sorta di Ione ispirato dalle muse che quindi compone i suoi aforismi quando perde coscienza, invasato da una sorta di ispirazione. D'altro canto non c'è il rischio opposto di sciogliere l'autore in questa serie di rimandi, interpretazioni, di perdere di vista la vera e propria operazione filosofica, che è quella forse di tenere insieme la complessità di questi riferimenti, di reinterpretarla, rielaborarla. E non so, anche ieri si parlava di due tipi di filologia, quella della parola e quella che invece attraverso le parole vuole capire e studiare le idee. Esatto, non è questo tipo di filologia e quella a cui Nietzsche guarda, cioè questa nuova filologia, forse già un tipo di filosofia, riformulata in altri termini, secondo voi la distinzione disciplinare tra filologia e filosofia è semplicemente didattica? È semplicemente didattica oppure è reale, costitutivamente reale nel modo in cui Nietzsche pensa e scrive? Grazie. Questa è una domanda sì, di quelle da far tremare i polsi. No. Uno risponde poi però per le competenze che conosce. Ecco, cioè, io direi che Nietzsche non è un filosofo. Ecco, questo non... E questo anche in termini polemici. Mai? Escono tre... Mai? Escono tre volumi, ad esempio, il confronto fra Nietzsche e Kant, in cui si mettono in lingua inglese, in cui si studia un possibile parallelismo. Nietzsche non è un filosofo in questi termini. Nietzsche, appunto, non perché non conosce Kant, è proprio perché il suo interesse è soprattutto decifrare il suo tempo con gli strumenti più diversi, da manuali di biologia, appunto, come Negeli, sia a strumenti di filologia classica. Mentre lei parlava, mi veniva in mente un'altra cosa che c'entra moltissimo, però vorrei esprimerlo in questo modo. Io ora mi sono occupato, proprio nell'ultimo anno, di un autore che è un pittore, Alberto Savinio. Alberto Savinio ha anche delle enormi competenze di filosofia. Alberto Savinio scrive sul Corriere della Sera, fra il 45 e il 52, una quantità sterminata di articoli sulla terza pagina, soprattutto su Corriere della Sera e su altri. Quello che ho visto, ad esempio, ed è interessante, come riproponga continuamente Stirner, Max Stirner, che conosceva bene, con un'operazione anche molto geniale, perché è anche una presa di distanza drastica dal più recente passato, appunto perché in Stirner vi è questa idea che in fondo Dio riesce sempre a camuffarsi, per cui anche l'essenza del cristianesimo di Feuerbach è una teologia mascherata, perché si assegna a Dio troppa importanza, diventa l'equivalente delle facoltà degli uomini, quindi diventa qualcosa di molto eccelso e da prendere molto sul serio, ma Dio riesce a mascherarsi in qualsiasi fede
politica, in qualsiasi ideologia, appunto, per cui Mussolini visto da vicino è Dio, come Hitler visto da vicino è Dio, e sono la parafrasi di tutta una serie di considerazioni che sono appunto in Stirner. Ma si può vedere in Savinio, ad esempio, come legga e interpreti bene Weininger, che è un autore, appunto, l'autore che il più appunto fiero odiatore delle donne, però Savinio lo riprende in termini interessanti, perché appunto è la donna della società capitalistica. Non solo, ma in Weininger vi è l'idea di una bisessualità, per cui tutti gli esseri sono bisessuali, in Savinio diventa l'idea del doppio significato delle parole. Ogni parola ha tantissimi significati, per cui la bisessualità diventa il bisenso di tutte quante le parole. Savinio, quindi Weininger, quindi Max Stirner con grande competenza, Spengler, spesso cita e ripropone Spengler con osservazioni originali. Ma Savinio non è un filosofo, è un interprete, il Savinio letterato, del proprio tempo. Per me anche Nietzsche in definitiva è questo, cioè la tradizione filosofica è Dilthey, è Windelband, è il neocantismo, ecco. Nietzsche è l'irregolare rispetto a tutto questo, non vuol dire diminuire l'importanza dei suoi scritti, semplicemente non è un filosofo come si intende parlando di filosofia accademica o stabilendo questi confronti appunto Nietzsche-Kant, Nietzsche-Hegel. Nietzsche va letto nel valore filosofico, come anche in Savinio, hanno un gran valore queste cose che scrive, però non è un filosofo. Hanno un valore filosofico, ma non è un filosofo. Per me anche lo stesso Nietzsche non è un filosofo. No, siamo prigionieri di etichettature che sono precostituite, specialmente per chi lavora all'università e appartiene a un certo settore scientifico-disciplinare che ha una declaratoria precisata dal Ministero dell'Università che indica degli steccati, e quindi è sempre difficile. Vi parlo per esperienza personale, mi sono occupato fin da giovane molto di Nietzsche filologo, questi miei scritti non vengono valutati o considerati da molti miei colleghi come studi attinenti al mio settore scientifico disciplinare, perché pensano che Nietzsche sia un filosofo, e quindi sì, mi sono occupato anche di filosofia, buon per me, ma non è riferibile al mio settore. È un'idiozia totale secondo me, perché conta il modo in cui si lavora, appunto si fa filologia sui testi di Nietzsche, se poi è Nietzsche dei greci tanto più rientra in questo settore. Per dire, nel mondo accademico tedesco gli studi su Platone e su Aristotele sono condotti prevalentemente da professori di filologia classica, mentre da noi la filosofia antica è studiata nell'ambito della storia della filosofia generale, e di solito il professor Fronterotta, che era qui fino a pochi minuti fa, appartiene appunto al settore filosofico e non a quello letterario, ma è una modalità di organizzazione del sapere puramente convenzionale, no? Potrebbe essere anche diversamente. Ecco, e poi questa differenza nell'Ottocento. La differenza era ancora meno marcata, perché colui che teorizza la filologia della parola, delle cose, la Sachphilologie, cioè l'idea che i testi vanno letti e interpretati per capire come si viveva allora, il pensiero, tutte le varie manifestazioni di vita, si chiama August Böck, grande filologo classico che ha avuto la cattedra a Berlino per 60 anni, successore di Wolf, precursore di Wilamowitz. È un hegeliano, è uno che nei suoi scritti teorici coniuga non c'è filologia senza filosofia e viceversa, insomma, questo è il senso di quello che disse, ed ha ben ragione. Poi volevo aggiungere una cosa sulla Nietzsche cita molto, io ho studiato molto le sue lezioni accademiche, appunto gli appunti preparatori per i corsi, perché stiamo lavorando all'edizione italiana per Adelphi di questi testi, che sono editi in Germania, ma non ancora in italiano, salvo alcune edizioni qua e là. E io ho studiato in particolare quella sulla tragedia, ce ne sono due, una sull'Edipo Re e una sulle coefore di Eschilo. Quella sull'Edipo Re, in realtà le lezioni introduttive che abbiamo sono una esposizione generale sulla tragedia greca. E idem per le coefore, si tratta in realtà di un'introduzione al teatro di Eschilo dal punto di vista drammaturgico, eccetera, eccetera. Se uno studia con i mezzi di oggi, poi cioè con Google Books, questi testi, e cioè inserisce in Google le frasi di Nietzsche,
trova facilmente che quella frase è già stata scritta da qualcuno prima di Nietzsche. Alle volte Nietzsche cita le sue fonti, alle volte no. Ma è chiaramente un professore come lui, all'università, aveva una sua biblioteca, prendeva a prestito dei libri, li annotava, trascriveva delle frasi che poi confluivano, alle volte cambiate, alle volte così tali e quali, alle volte tra virgolette, ma alle volte no, dentro le sue lezioni. Tant'è che c'è un... Si ripetevano. C'è un collega spagnolo che studia queste cose, che ha visto come l'80% è praticamente un plagio. E lui parla di un centone. E quindi la conseguenza dice che queste lezioni non valgono niente. Adesso io, se qualcuno domani studiasse le mie lezioni o le tue, probabilmente troverebbe ugualmente molte citazioni, magari concetti che uno ha acquisito leggendoli, ha fatti suoi, li propone, è normale. Quello che conta è l'insieme. Se da queste frasi messe insieme in un certo modo viene fuori un discorso originale, interessante, e poi l'ha fatto Nietzsche, che era una personalità di un certo rilievo, allora diventa comunque una questione originale. È chiaro che noi studiamo le lezioni di Nietzsche perché poi è diventato Nietzsche. Non studiamo le lezioni dei suoi colleghi di Basilea, che magari erano pure, a parte Burckhardt, che era un collega di Nietzsche altrettanto importante, ma non ci verrebbe mai in mente di farlo, no? O gli scritti del liceo addirittura. Lo facciamo perché è Nietzsche. È chiaro che a 18 anni uno prende le idee, ma il modo in cui le mette insieme e il modo in cui poi si sviluppano le opere, diciamo, della maturità ci dà un indirizzo e ci fa cogliere aspetti molto, molto interessanti in questo. Abbiamo ancora molto tempo, quindi prego. Sì, solo per ricollegarmi alla questione precedente toccata, chiedo quindi cosa definisce un filosofo propriamente tale? Perché quindi io pensavo Kant ha insegnato per diversi anni, tanti anni, geografia, fisica, o stesso Hegel, era avido delle riviste o di riviste sulla sua contemporaneità politica economica, Husserl nasce matematico con Weierstrass, o Whitehead, che ha scritto poi di filosofia naturale, di cosmologia, però insegnava matematica applicata a Cambridge. Quindi cioè, di questo passo rischiamo quindi di non ritrovare più filosofi o... Quindi mi chiedo, cioè, cosa rende, ad esempio, appunto, nella sua distinzione Kant propriamente un filosofo e Nietzsche non un filosofo? Forse la sistematicità, perché filosofia è tutto e niente, insomma, nel senso pagine di letterati hanno un valore filosofico, insomma, ecco, non... Però appunto non è un filosofo sistematico Nietzsche, questo vuol dire tanto, ma soprattutto non come viene... compaiono anche introduzioni complessive al pensiero di Nietzsche come se fosse una serie di filosofemi le sue dottrine che possono essere estrapolate da quel tempo. No, Nietzsche è sempre un continuo partire e ritornare in quel contesto, su quegli anni, in quelle dinamiche, insomma, non... Per questo, e lo dico polemicamente, che Nietzsche non è un filosofo. Non è un filosofo nel senso che lo spessore dei testi nietzschiani non ha l'universalità che può avere appunto un testo di Kant, ecco, appunto. Nietzsche scrive per quel periodo. Davvero, cioè, e questo si dimentica, però anche studi sofisticatissimi che ricostruiscono tutti i percorsi che Nietzsche viene proponendo, però poi non fanno mai conti con questa età di sommovimenti che sono veri e propri terremoti, insomma, in definitiva, ecco, per cui tutto quello che diciamo è sempre parziale e bisogna riconoscerlo. Non... Cioè, sempre, insomma, c'è un'ansia di sistematizzazione anche per quanto riguarda Nietzsche che io registro sempre più marcata, ecco, anche sul piano degli studi, insomma, no? Secondo me tutto dipende più che da come si presenta l'autore, da come viene recepito poi in seguito, se appartenente alla filosofia tout court o no. Perché appunto può essere tutto o nulla, ma anche i presocratici, perché Talete è un filosofo? Tant'è che si discute di quando comincia la filosofia nel mondo. Come? Tanti lo usano, il termine filosofo. Il termine filosofo è molto tardo e non ha un significato particolare, ma semplicemente di chi ama la conoscenza, come anche filologos peraltro. Filologos lo usa... Per la prima volta in greco lo usa Platone nel IV secolo e designa uno che chiacchiera tanto.
l'amante della parola, invece che un chiacchierone. Dice, noi ad Atene sono tutti filologi, mentre a Sparta sono misologi, una bellissima testimonianza. Non ha nessun valore, ma neanche gli alessandrini si definivano tali, erano semmai criticoi o grammaticoi. Filologo nel senso di studioso del testo, grammatica testuale è un termine è applicato molto tardi con questa accezione. Siamo noi che vogliamo o tendiamo a incasellare secondo le nostre categorie moderne tutto il passato. Secondo me fino a Platone, un vero filosofo, non so, Parmenide che scrive poemi in versi, nessuno lo percepiva come un filosofo, un sapiente, tutto il più, un poeta. La grandezza di Nietzsche forse è proprio questa, quella di rompere con... Venga qui che la sentiamo meglio. Sono un po' disabituato a parlare. Ah vabbè, ok. Quindi, dico forse la sua grandezza è appunto questa di rompere l'etichetta e di aprire a molte scelte. Questo è un punto fermo, diciamo, d'accordissimo. La grandezza di Nietzsche è proprio non essere filosofo. Filosofo è Heidegger. Heidegger è un continuo riflettere su cosa? Sulla tradizione filosofica, su certi testi filosofici su cui torna e ritorna. Ecco, lì è l'abito del filosofo. Ma Heidegger, in fondo, cosa ha da dire nei confronti del proprio tempo? Niente, cioè Heidegger appunto riflette sulle origini, insomma. I tedeschi dicono di Nietzsche un Kulturkritiker. Sì, un critico della civiltà. Sì. Però è vero che c'è questa tendenza sempre più marcata a tentare di sistematizzare quello che non è un pensiero sistematico, tant'è che sceglie l'aforisma come forma espressiva prediletta, che per lui poi è un rimando ai frammenti dei presocratici, ma i presocratici non è che siano frammenti, è che la tradizione testuale sia arrivata frammentata, ma ovviamente, che ne so, Anassagora aveva scritto un testo in prosa con un capo e una coda, non 20 frammenti come si leggono nel Die Schranz. Ci sono altre domande, precisazioni, richieste di chiarimento, qualunque cosa? Se non c'è nulla, io come moderatore che ha preso il potere dopo la dipartita di Fronterotta, chiudo qui questo seminario su Nietzsche e Gresci. Ringrazio gli studi filosofici che ci ha ospitato, Divinia che ha organizzato il tutto, Fronterotta che ha coordinato i nostri lavori e in particolare Andrea per questa relazione di oggi che ha suscitato un bel dibattito intenso. Grazie a tutti, ci rivediamo.